Ed eccoci qui ragazzi e ragazze, pronti per continuare in compagnia del vostro Diablotex su Unicorn Overlord in versione PlayStation 5 ed in collaborazione con Playon Italia. Ringrazio come sempre tutto lo staff di Playon Italia per avermi gentilmente concesso di portare questo titolo sul mio canale YouTube. Ringrazio Alessandra di Playon Italia per avermi gentilmente inviato un codice di Unicorn Overlord in versione PlayStation 5. Ringrazio come sempre tutto lo staff di Atrus, tutti gli iscritti ma anche i non iscritti che comunque mi seguono sul mio canale YouTube. Detto questo ragazzi, allora, avete visto che il gameplay purtroppo si era chiuso in un modo abbastanza brutto, diciamo. Quindi adesso io direi di fare, vediamo se abbiamo qualche nuovo personaggio da schierare. Quindi farei in questo modo. Allora, va bene, più vai ragazzi, così, ma anche se sono comunque nuovi personaggi, però non sono neanche livellati. Comunque faremo una cosa adesso, Torneremo ad affrontare una delle missioni dove non era possibile ovviamente riuscire nell'impresa. Quindi ora possiamo ripetere questa missione qui che avete visto in precedenza, un po' di tempo fa, diciamo, in qualche gameplay precedente a questo, che era impossibile proseguire perché la battaglia sarebbe stata abbastanza impegnativa. Quindi adesso possiamo riprovarla. Vi chiedo scusa, sì, dovrò rifare tutto, credo. Vediamo un attimino qui cosa succede. Ah, i Cavalieri della Liberazione, posso chiedere un favore? Allora, Vossignoria, va bene. Ultimamente abbiamo avuto problemi con i banditi. Credo che stiano usando Forte di Zelkova come base per saccheggiare il nostro villaggio. Ok, speravamo che poteste scacciare una volta per tutte quelle canaglie. Ok, non permetteremo che gli innocenti soffrano inutilmente. Ce ne occuperemo noi. Davvero? Ah, grazie mille. Non sono molti, ma tra loro c'è una donna formidabile. Non abbassate la guardia. Va bene. Chiedo scusa, ma ho sentito la vostra conversazione. Siete davvero dell'esercito ribelle? Sì, sono Alain, comandante dell'esercito di liberazione di Cornia. L'erede al trono in persona. Allora è tutto vero. Chiedo scusa per l'imprudenza, altezza. Sono Mille, faccio la cavaliera. Avrei una cosa da chiedervi. Se volete occuparvi di quei banditi, vi prego di portarmi con voi. Come mai? Se è lecito? Credo che la persona che cerco sia tra quei banditi. Mi sembri perfettamente in grado di cavartela in battaglia. Non vedo problemi. Ma sappi che dovrai obbedire a tutti gli ordini se desideri uscirne indenne. Ma certo, maestà. Oh, porterò qualcuno dei miei uomini se è cosa gradita. Beh, ragazzi, se vogliono aiutarci in battaglia... Vabbè, livello nemico 7, possiamo tranquillamente provare a fare questa battaglia, ragazzi. Vediamo un po'. Allora, però, prima di... Vediamo un po' lo schieramento qui, perché non vorrei che dobbiamo... Vediamo, eh. Ah no, forse dopo la battaglia. Perfetto. Allora, diamo il via a questa battaglia. I cittadini di Lacrisel di Cornia sono cacciati da una banda di ladri. Così Alain consente di prendersene cura e riportare la pace alla gente di Tichedonne e la Crisel. Va bene, iniziamo. Tanto qui ragazzi vinceremo ad occhi chiusi, quindi la missione principale la faremo più avanti. Vediamo un po'. Fantastico. この大土地で蹴散らして差し上げます。わかった。先行部隊を任せる。だが無理はするなよ。俺らはあくまで盗賊団だからな。
Ragazzi, la missione primaria la faremo più avanti allora, eh? La ripeteremo un po' più avanti. Adesso faremo questa missione che è abbastanza... Dai, sarà molto semplice, noi siamo molto più potenziati, però... Va molto bene così. Allora, l'obiettivo di questa battaglia è conquistare la roccaforte dei banditi, il forte Zelkova. Però sembra che sia giunta voce dalla nostra avanzata e abbiamo presidiato una cittadina vicina con un'avanguardia per intercettarci, ok? Allora, vorrei parlarvi prima di metterci in marcia, Vostra Altezza. Se incontrassi una donna chiamata Nina, ok, tra le file nemiche, vi chiedo di permettermi di parlare con lei e mia sorella. Ora capisco perché la stai cercando. Sarà un piacere aiutarti, Mil. Mil ha deciso di arruolarsi temporaneamente nell'esercito. Ah, quindi in via temporanea e non... Sconvinci Bryce. Vediamo di che livello è, ragazzi, perché... Vabbè, non credo sia di un livello molto esagerato. Vediamo. Livello 8? No, vabbè, dai, possiamo affrontarli. Il problema qui che abbiamo... Vabbè, comunque. Passiamo allo schieramento. Passiamo al nostro fantomatico schieramento, ragazzi, eh. Nel gameplay precedente ero un po' sottotono perché giustamente perdendo in quel modo, ragazzi. Questa serie di barricate sarà difficile da superare. Non se avete il mio aiuto, me ne occupo io, Vostra Altezza. La durabilità di una barricata può essere diminuita attraverso l'uso di abilità valore offensive. Cerca di usare fendente possente di Mil contro le barricate. Impartitemi un ordine e aprirò una strada per il vostro esercito, per il nostro esercito, ok? Tranquilla, ma devo prima schierare, diciamo, altre forze in campo. Allora, vediamo un po'. Ma l'abilità come la possiamo... Fermi, eh? Vediamo un po' se può distruggerla. Insomma. Ragazzi, fermi un attimino. Qui dobbiamo rompere le barricate prima, eh. Quindi ci vorrà un po' di tempo. Ci vorrà un po' di tempo. Ma voi restate tranquilli perché faremo tutto, eh. Allora, fermi tutti un attimino qui, eh. Fantastico. Vediamo un po'. Iniziamo ad andare qui, eh. Speriamo bene per la battaglia, ma tanto credo che non sarà un problema portarla a termine, ragazzi. Non immaginavo, non avrei mai immaginato che avrei trovato una missione andando qui in giro. Va bene, comunque, come si può ben vedere, siamo più livellati e di tanto. Infatti non prenderemo neanche tanti punti esperienza, appunto perché la situazione è molto molto come si può dire, siamo ben preparati a questa battaglia, ma siamo anche molto più forti, ma va bene così comunque, va bene in questo modo, non è assolutamente un problema. Non è assolutamente un problema. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Credo che anche il boss non sia molto complesso da buttare giù, eh. Credo che anche il boss non sia molto complesso, insomma. Allora, via. Buttiamo giù queste barricate, mi sembra giusto. Andiamo. Le buttiamo giù tutte le barricate, ragazzi, eh. Le buttiamo giù tutte, tranquilli. Andiamo così. Ok.
chiudiamo subito questo scontro. Vorrei chiuderlo nel più breve tempo possibile, quindi non me ne volete, ma lo vorrei veramente chiudere in breve tempo. Ma proprio tutta questa battaglia vorrei chiudere in via molto breve e devastante. Eh sì, eh sì. Qui ovviamente, ragazzi, finché i miei personaggi non raggiungeranno un certo... Allora, le missioni di livello 14 non possiamo affrontarle con alcuni personaggi di livello 8, 9, 10 e così via. Quindi credo che in qualche modo arriverà un qualcosa per iniziare a potenziare, a livellare la nostra squadra, insomma. Spero che sia così. Vediamo un attimino. Va molto molto bene. Andiamo. Andiamo, ragazzi. Allora. Fantastico. Vediamo un po' qui. Tanto qui bisogna rompere tutte le barricate, ragazzi, eh. Bisogna romperle tutte, quindi... Ah, ok. Qui infliggeranno un po' di danni, eh. Non credo... insomma. E adesso arriverò anche per curarmi. Vedrai. Ancora. Lei dovrebbe essere la sorella in questione da... Vediamo, vediamo un po'. Va bene così, ragazzi. Va molto bene così. Per quanto riguarda la battaglia, va molto bene in questo modo. Va molto bene in questo modo. Fantastico. Vabbè, qui siamo molto più forti. Siamo veramente molto più forti qui, eh. Siamo molto più forti, sì. Molto bene, molto bene. Vittoria. Ovviamente pochi punti. Vai, andiamo da questa parte. Dai. Anzi, ho sbagliato, ma va bene ugualmente. Su, va bene ugualmente. Ah, ma lì abbiamo un personaggio da rianimare. Ai ai ai. Ai ai ai. Aumento di livello. Ci siamo, eh. Aumento di livello. Qui ci siamo. Perfetto. Perfetto per modo di dire, eh. Perfetto per modo di dire qui, ragazzi. Vai. Beh, diciamo che questo è l'attacco più buono che possiamo fare. È l'attacco più devastante che possiamo fare in questa battaglia. Via. Fantastico, ragazzi. In un colpo abbiamo fatto tutti fuori. In un colpo solo, quindi va più che bene. Ma è anche vero che siamo molto più potenziati, quindi... Allora, fermi tutti un attimino. Ok. Fantastico. Vediamo, eh. Ce ne vorrà di tempo per farli arrivare qui, ma... Ma arriveremo, ragazzi, non vi preoccupate. Non vi preoccupate, anche loro arriveranno, eh. Il problema sarà, speriamo che basterà il limite tempo, perché qui ho sprecato un bel po' di tempo, purtroppo, eh. Però lì possiamo ripristinare tutto, lì abbiamo la fiamma. Abbiamo la fiamma lì, ragazzi, quindi attenzione. Attenzione. Vediamo un po' qui.
Fantastico. Passeremo le barricate, forse sì, forse no. Vai, qui andiamo più che bene. Qui andiamo più che bene. In questa battaglia andiamo più che bene. Poi vediamo il da farsi, Fantastico, ragazzi, che colpo. Un colpo meraviglioso, devo dire. Uno scontro meraviglioso, via. Ok, vediamo un po'. Perfetto, vediamo un po' come possiamo attaccare qui, Va bene così, ragazzi, va bene così. Ma ripeto, qui a parte il limite di tempo che ho sbagliato un attimino ad usarlo, per il resto andiamo avanti tranquilli, Andiamo avanti tranquilli. Allora, possiamo anche presidiare volendo, Allora, qui mandiamo l'unità a riposo, Mandiamo l'unità a riposo. Tu vai a presidiare, mentre poi qui... Vediamo, No, non è il caso. Qui va molto bene. Non va bene per niente. Non va bene, ragazzi, assolutamente. Vai, vediamo un attimino. Allora, qui da un punto di vista va bene, dall'altro, insomma. Certo. Lei ci schiaccerà, ragazzi, L'ha detto forte e chiaro, ma qui ho sbagliato a non ripristinare. Devo rianimare due dei miei personaggi, però insomma. Abbiamo il falò lì, quindi il fuoco. Abbiamo un punto di accampamento. Vorrei andare lì, magari per ripristinare un po' tutto in via gratuita. Vediamo, Vittoria, ok. Vediamo, ragazzi, Allora, si va con la battaglia, su. Qui vinceremo adesso, Vinceremo. Grazie. Cintura del contrattacco, mica male. Mica male. Guardate Vostra Altezza, quell'accampamento sembra perfetto per riposarsi e recuperare le energie. Si sa, non si può fare guerra a stomaco vuoto. Meglio approfittarne finché possiamo. Accampamenti puoi ordinare alle unità di accamparsi in ogni sito di accampamento in un livello di battaglia. Accamparsi ripristina i punti salute e la resistenza di tutti gli alleati di un'unità all'area, nell'area, e riabilita i membri fuori combattimento di quelle unità. Tuttavia, un determinato accampamento può essere usato solo una volta. Vabbè, lo sappiamo. Allora, ragazzi, faremo in questo modo. Fermi tutti un attimino. Siete l'agente della liberazione di cui ho sentito tanto parlare? Ecco, tenete. Hai ottenuto una fonte curativa. Ok. Allora, ragazzi, mettiamoci qui. Fermi. Cercheremo di andare tutti in questa zona, Cercheremo di andare tutti in questa zona. Speriamo bene. Vediamo un po' chi si muove. Si muovono un po'. Il limite di tempo è passato. Perdonatemi, la nostra avanzata è durata troppo. Lo sapevo io. Però possiamo continuare perché abbiamo una polvere qui e possiamo riprendere. Lo so, ragazzi, ma io l'ho detto che avevamo sprecato troppo tempo, Io ve l'avevo comunicato in tempi meno sospetti. Se ricordate, comunque. Vediamo un po'.
Vai. Ripristiniamo tutto, ragazzi. Quello che possiamo ripristinare, giustamente. Vediamo un po' qui. Ok. Oh, ragazzi, io qui però sto sbagliando una piccola sequenza. Vai a presidiare lì. Almeno. Fermi tutti, ragazzi. Fermi tutti. Perfetto. Stiamo calmi abbastanza. Stiamo calmi abbastanza qui, Dobbiamo stare calmi abbastanza, sì. Ne abbiamo da combattere, quindi ora stiamo calmi, Stiamo realmente calmi, che qui la situazione... Siamo più avanzati di livello, di potenza, però... Ecco qui, sapevo io che... Sapevo che... Fantastico, fantastico, andiamo. In parte siamo sulla buona strada, Sconfitta. Infatti ho detto in parte... Siamo sulla buona strada. Vai. Qui siamo sulla strada buonissima, ragazzi. Qui siamo sulla strada buona, buona, buona. Un colpo e secchiamo tutti. Con un colpo solo, poi vediamo. Vediamo un po'. Allora, fermi. Vediamo un attimino, Vai, la battaglia va bene così, ragazzi. Bisogna arrivare al boss e fare più danno possibile. Fare più danno possibile, quindi... Tanti saluti. E si prosegue. E si prosegue. Vediamo un po'. Anche qui va più che bene. Vai, presidia lì. Almeno avremo un po' di potenza in più, ragazzi. Avremo un po' di potenza, qualche statistica in più. Avremo qualche statistica in più che non guasta. Assolutamente. Assolutamente. Ce la possiamo fare, forse? Forse sì, forse no, chi lo può sapere. Forse sì, forse no. Ok. Io mi preoccupo solo del limite di tempo, ragazzi, ma per quanto riguarda la potenza dei miei personaggi siamo abbastanza a posto, quindi... Vediamo un po' qui. Non si fa danno con quell'unità, Ok. Ok, vediamo un po' qui. Assolutamente no. Allora, vediamo un attimino, Non me ne volete, ragazzi, Ho cambiato un po' le carte in tavola, Va bene ugualmente. Ho cambiato leggermente le carte in tavola per quanto riguarda la destinazione della battaglia, ma va più che bene, tranquilli. Tranquilli, va più che bene. Vai. Fantastico, fantastico. Fantastico. Ok. Allora, vogliamo andare a presidiare. Vediamo un attimino. Ok. Assolutamente no. Vediamo qui. Vai a presidiare, Ciccio. Ok. Un po' di potenza in più, quindi... Va bene. Vediamo un po'. No.
Vediamo un po' qui. Assolutamente non va bene. Però adesso possiamo... No, possiamo fare delle cose, ragazzi. Fermi. Possiamo fare degli attacchi speciali, perché qui siamo... Insomma. Fantastico. Proviamo. Vai ragazzi, possiamo fare un'ottima battaglia qui, eh. Possiamo fare veramente un'ottima battaglia, quindi... A quanto pare non è scelta, Ciccio. Eh no. A quanto pare non è scelta. A quanto pare. Va bene. Va benissimo così, ragazzi, va benissimo. Andremo a vincere la battaglia, tranquilli, eh. Oramai è fatta. Vediamo con chi possiamo sferrare il colpo di grazia. Aggiudicato. Abbiamo scelto il nostro valoroso condottiero. Non so se finirà con questo round, vediamo. Sono un po' incerto, eh. Anzi no. Va bene. Sono tutti contenti. Vabbè, abbiamo vinto, ragazzi. Scudo a torre di ferro. Fantastico. Posto di comando. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Non abbiamo le benché minima possibilità contro cavalieri come voi. Ritirata. Ah, ma non posso... Non pensavo che un uomo tanto grosso potesse battere in ritirata tanto velocemente. Vabbè ragazzi, io volevo arruolarlo. Vabbè. Nella mia squadra sarebbe stato il benvenuto comunque. L'avrei veramente valorizzato. Combattere al suo fianco sarebbe, vabbè, comunque. Va bene così, insomma. Va comunque bene. Abbattercela, non abbiamo rivali. ネジロだった鳥でも奪われてしまって気にすることはない。もともと俺たちは放浪の盗賊団だからな。だがニーナ、お前はクビだ。お前には言ってなかったが、岩ネズミ団は家族のない者の集まりだ。私は お前の部下から聞いた。妹が家族がいるんだろう。いえ、私はもう家を捨てました。家族など。何かあった時後悔するぞ。墓石と仲直りなどできんだろう。いいから戻って妹と会ってやれ。 お前の今までの取り分はそのまま持って行っていいからな。それにお前には盗賊は無理だ。俺たちみたく悪に染まる前に足を洗え。団長、副長。Bellissimo ragazzi, comunque la missione è durata anche abbastanza, eh? È stata una missione veramente
impegnativa comunque. Vabbè, impegnativa non tanto, però è durata il tempo. いえ、お気になさらないでください。私一人ではどの道無理でしたから。殿下、ありがとうございました。私はまた姉を探しに行きます。ああ、力になれず申し訳なかった。どうか気をつけてくれ。 Molto molto bene ragazzi, vediamo un po'. Vediamo un po'. Giusto per capire qualcosina, insomma. No, non salveremo i progressi, vediamo un po' cosa succederà. Abbiamo ottenuto 4 medaglie e insomma, mica male. 15 punti fama. Niente male ragazzi, veramente niente male. Devo andare, maestà. Grazie di tutto. Ma tanto più avanti ci rincontreremo. L'unità di Mill ha lasciato l'esercito di liberazione. E vabbè, giustamente era qui. Si erano uniti momentaneamente, quindi è chiaro che sarebbe andata così, ragazzi. Allora, diamo un'occhiata alla mappa qui dove siamo, eh. Faremo un giro qui intorno, eh. Prima di chiudere questo episodio. Non me ne volete. Perché non me ne volete, ragazzi. Vediamo un po'. Strano, quelle rocce sono disposte in cerchio. Sì, è strano, ma... Vediamo, eh. Chissà se siamo mai passati qui, ragazzi. Non ricordo sinceramente di essere passato qui, eh. Se devo essere sincero, non ricordo. Fermi tutti. Raccoglieremo due oggetti, vediamo un po'. Fantastico. Che forte, gigantesco. Ma dove siamo qui, ragazzi? Non ho ben capito. Infatti, Prinzlas appartiene ai nostri confinanti orientali, Darkenhold. In passato non scorreva buon sangue tra noi. Sono stati molto tempo in guerra con Cornia. Questa fortezza ha visto feroci battaglie combattute dai nostri predecessori. E ora serve a proteggere Zenoira e i suoi malefici interessi. Qualcosa mi dice che non riusciremo a passare da qui. Vediamo. Anche perché qui, ragazzi, si andrebbe... Ok, attualmente non possiamo passare da qui, eh. Attualmente non possiamo. Vediamo un attimino qui però, eh. Non puoi visualizzare questa conversazione finché l'area circostante... Ah, ok, qui l'area è ancora sottomessa da nemici, giustamente. Quindi potrebbe sbloccarsi una missione primaria qui, secondaria, vediamo. Vai, proviamo ragazzi, proviamo, fermi un attimo. Fermi un attimo. Vediamo un attimino, eh. Cerchiamo di vedere e di capire. Fantastico. Fantastico. Fermi tutti ragazzi, devo solo capire un attimino
Anche qui non possiamo far nulla, eh? Questo è un accampamento di Zenoira. Non sono ammessi gruppi di persone non conosciuti. Che maltrattamento, ragazzi. Che maltrattamento. Non va bene così, eh. Un trattamento ignobile, vabbè, comunque. Vediamo un po' qui. Vediamo un po'. Chiedo scusa, Principe Line, posso avere il permesso di visitare questo cimitero? Sorella Leila mi aveva chiesto di recitare una preghiera per gli spiriti dei morti. Va bene, ti sarà concesso. Ci mancherebbe. Grazie per avermi concesso questa deviazione. Le anime dei morti riposeranno in pace ora. Ok, quindi... vediamo un po'. Buona fortuna. Vabbè, buona fortuna. Ma io non capisco perché non posso. Allora, livello 14. Qui. Allora, ragazzi, faremo una piccola. Faremo una piccola cosa qui. Datemi un attimo, eh. Non vi chiedo grandi cose. Allora, ok. Allora, innanzitutto torniamo qui a prendere. Ah, ok, perché qui bisogna fare la missione. Ho capito, ragazzi. Allora. No. Fermi tutti un attimino, eh. Ok. Devo solo capire una cosa però qui, eh. Non mi dà la destinazione però. Mappa del tesoro compare qui evidenziata? Non compare? E in che zona dovrebbe essere? Non ho ben capito. Ok. Comunque, vediamo una cosa, ragazzi, eh. Allora, vi posso dire già una cosa. Vi posso dire, andremo qui per ripetere la missione principale. Mi avvicinerò in zona adesso, però la missione verrà fatta, verrà ripetuta nel prossimo episodio, ragazzi, perché durerà un po'. Quindi il vostro Diablotex al momento vi saluta, vi do appuntamento ad un prossimo episodio che non tarderà ad arrivare. Quindi chiudiamo qui un altro episodio per quanto riguarda Unicorn Overlord in collaborazione con Playon Italia. Ringrazio come sempre tutto lo staff di Playon Italia per avermi gentilmente concesso di portare questo titolo che veramente mi sta divertendo un casino. Grazie ancora a tutto lo staff di Playon Italia. Ringrazio Alessandra di Playon Italia per avermi gentilmente inviato un codice di Unicorn Overlord in versione PlayStation 5. Ringrazio tutto il team, lo staff di Atlus, tutti gli iscritti, ma anche i non iscritti che comunque mi seguono sul mio canale YouTube. Quindi chiudiamo qui questo episodio, ma tranquilli perché andremo avanti molto molto presto. Grazie di cuore a tutti e appuntamento al prossimo gameplay. Ciao, un salutone e un abbraccio dal vostro Diablotex. Ciao.